Buonasera e benvenuti al TG6, una seconda edizione che apriamo parlando della visita all'Aquila quest'oggi dell'eurodeputato David Sassoli per fare chiarezza sulla questione della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma per le aziende del cratere. Per l'esponente del PD le imprese coinvolte sono solo un pugno e non 115 come si era parlato in un primo momento. Vediamo. È una partita ancora tutta da giocare, quella relativa alla restituzione di tasse e contributi da parte delle aziende colpite dal sisma da parte della Commissione europea. Un match che va giocato a Bruxelles e per il quale il Comune dell'Aquila si affida ai parlamentari europei che all'Aquila hanno provato a rinfrancare istituzioni e associazioni di categoria. La questione preoccupa non poco il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli. Oggi, io voglio, a parte gli aspetti giuridico, formali, legali e perfino etici, che insomma non ci vorrei tornare, è una cosa veramente brutale e assurda, ma io parlo degli effetti pratici. Togliere oggi all'economia di questo territorio dai 50 ai 100 milioni che colpirebbero sottratti alle imprese portanti di questo territorio, in un momento in cui, nonostante la ripresa ci sia in Italia e la ripresa sia in Abruzzo, qui per il combinato del terremoto non siamo ancora in grandissima difficoltà, una botta da 50, 60, 70 milioni di euro è una botta che può essere veramente mortale. Più rassicurante la posizione dell'eurodeputato David Sassoli, per il quale la misura europea riguarderebbe solo un pugno delle 115 aziende che hanno beneficiato degli sgravi fiscali, ovvero solo quelle il cui regime fiscale dei minimis supera i 500.000 euro. E comunque, anche per quelle, non è detto che la strada della restituzione sia già segnata. Non stiamo parlando di persone fisiche, quando si dice recupero delle tasse, no, non parliamo di persone fisiche, non parliamo di partite IVA, non parliamo di piccole aziende, non parliamo di esercizi commerciali, del bar, dell'officina, stiamo parlando di aziende che potrebbero distorcere il mercato. Queste aziende sono un pugno di aziende che sicuramente nella loro condizione, in un territorio così colpito, sapranno dimostrare, diciamo, di aver usato questi sgravi proprio per le condizioni che c'erano in quel momento e in quegli anni. Siglata questa mattina una convenzione fra Prefettura e Comune di Pescara sulla ricollocazione dei migranti in opere di pubblica utilità. Eccellenza, un protocollo importante firmato questa mattina con il Comune di Pescara per l'inclusione sociale di questi migranti che sono nella nostra provincia. È un'iniziativa che segue altre analoghe iniziative a cui abbiamo già dato la nostra adesione e che rientra nel programma del governo, del Ministero dell'Interno per aiutare la crescita della nostra comunità. E per far sì che le persone, i nuovi cittadini arrivati, riescano a capire ancora meglio in che contesto hanno scelto di vivere e che cosa possono fare anche loro per migliorare la convivenza tra di noi tutti. Sindaco Alessandrini, questo protocollo è un protocollo importante, l'inclusione di questi migranti nel tessuto sociale, state lavorando anche per questo? Il senso di questo incontro, di questo protocollo, pardon, è quello di affrontare un problema, perché quello dei migranti è una grande questione del nostro tempo che troppo spesso viene strumentalizzata e, diciamo, negare il problema significa essere ciechi. Noi siamo consapevoli che l'Europa del 2015 complessivamente deve far fronte a questo tema e i sistemi territoriali si attrezzano per fornire risposte che vadano nel senso della integrazione, per poter in una parola, diciamo, dialogare con chi arriva dalle nostre parti, talvolta per scelta, talvolta no, perché scappa da guerre, da carestie, da sconvolgimenti climatici, con l'idea di potersi rendere utile nella comunità che li ospita. E mentre questa convenzione, questo protocollo veniva firmato, è stato annunciato l'arrivo di nuovi immigrati in Abruzzo. L'ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, e l'associazione Pescara Mi Piace, però rivendicano i diritti dei cittadini in difficoltà a causa della crisi economica.
200 immigrati distribuiti sulla provincia di Pescara, la notizia è ufficializzata da Prefettura e Comune. Accoglienza dunque per l'Abruzzo che risponde alle richieste del governo. Ma come in molte altre regioni d'Italia c'è chi si schiera in favore dei cittadini in difficoltà, ai quali non viene concesso né sostegno né accoglienza né lavoro. Pescara Mi Piace commenta la spinosa questione con un occhio puntato alle necessità inascoltate dei cittadini vessati dalla crisi. Ma io credo innanzitutto bisogna evitare lo scontro tra quella che è un'accoglienza che è dovuta a chi oggi soffre una situazione particolare e d'altra parte uno scetticismo, forse anche una paura da parte di cittadini che non sanno bene a cosa vanno incontro. In questo caso parlerei di un'accoglienza responsabile. Innanzitutto bisogna informare bene i cittadini di cosa sta accadendo. Invece purtroppo abbiamo sempre notizie frammentate e poco chiare e questo non, certamente non favorisce un clima di distensione anche da parte di chi magari si trova fra qualche giorno un hotel pieno di immigrati, di persone nuove, quindi non sa neanche di cosa si tratta. Dall'altra parte far capire di cosa stiamo parlando e creare sul territorio le strutture adatte per poter accogliere in maniera responsabile, altrimenti si crea una divisione e poi uno scontro che non porta a nulla né per il bene degli immigrati né tantomeno per la città di Pescara. Oggi c'è un dibattito molto forte sul fatto che ci siano fondi stanziati per chi viene accolto da situazioni a volte anche terribili, dall'altra parte il disagio, la difficoltà dei cittadini italiani che non riescono ad arrivare a fine mese. Noi dobbiamo far sì che non ci sia questo conflitto, bensì uniformare gli aiuti, a cercare di far sì che ci siano aiuti per chi oggi, cittadino italiano, ha difficoltà oggettive, riscontrabili e quindi va supportato, e d'altra parte chi giustamente arriva da fuori in situazioni drammatiche deve essere allo stesso modo aiutato ed accolto perché siamo una società civile. 5 kg di hashish tolti dal mercato del fumo della costa teramana e ascolana tra i comuni di Tortoreto e San Benedetto del Tronto e il bilancio del blitz che nelle scorse ore ha portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica e della stazione di Colonnella diretti dal maggiore Emanuele Mazzotta a fare irruzioni in un casolare presso il cimitero di Colonnella incontrata a Rio Moro. Arrestati 4 marocchini tra i 21 e i 33 anni, tra cui una donna. All'interno di scatole che all'origine contenevano delle banane, gli ambulanti nascondevano tra la merce destinata al mercato anche 50 panetti da un etto ciascuno di hashish. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche 10.000 euro in contanti, cellulari, tablet, oltre al materiale per confezionare eventuali dosi al minuto. Disagio all'ospedale di Pescara per i malati oncologici perché ci sono alcuni tipi di terapie bloccate da tempo per la rottura di un macchinario. A seguito della denuncia di alcuni pazienti e delle loro famiglie, Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista chiede l'intervento immediato della Regione. Guasto all'acceleratore lineare di Pescara, la notizia arriva dai familiari dei pazienti che iniziano a lamentare i lunghi ritardi e le attese per le terapie, in molti casi interrotte, e l'inizio di un pellegrinaggio che in alcuni casi ha portato i pazienti a varcare le soglie regionali. A Pescara l'acceleratore si rompe, e si può dare la colpa soltanto al guasto per l'immenso disagio che i malati oncologici hanno avuto, perché una parte hanno semplicemente dovuto interrompere le terapie o sono dovuti andare fuori. Un'altra parte addirittura è andata in Puglia, insomma parliamo di un disagio enorme. Allora, rispetto a tutto questo, la Regione avrebbe dovuto riunire le tre ASL e immediatamente disporre che laddove invece i macchinari funzionano, cioè in questo momento a Teramo e soprattutto a Chieti, che tra l'altro ne ha due, di aumentare i turni anche la sera, pagando giustamente gli straordinari al personale per fare in modo di riassorbire questa emergenza. Maurizio Acerbo ora chiede l'intervento del governo regionale di creare una collaborazione tra le ASL di Chieti e Teramo, così da ripartire i pazienti impossibilitati e offrire un servizio immediato senza dover rivolgersi a strutture extraregionali. Rispetto a una emergenza del genere, di cui io per esempio sono stato informato direttamente da famiglie e da pazienti, ci si sarebbe aspettato uno una comunicazione precisa alla cittadinanza e soprattutto ai malati,
perché per esempio dei familiari mi hanno detto, ci hanno detto che non possono andare i vostri parenti a Chieti o a Teramo perché diciamo sono già ingolfati. Poi scopro che neanche è stato predisposto un aumento dei turni che era possibilissimo, perché per esempio a Chieti già si è fatto l'anno scorso quando avevano avuto il problema di sostituire e aggiustare uno dei macchinari. Il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano ha annunciato che presenterà un esposto in procura per fare luce sulla perimetrazione del Parco della Costa Teatina. Andrà in procura Fabrizio Di Stefano. Il deputato di Forza Italia vuole vederci chiaro sulla perimetrazione del parco della Costa Teatina, che ha definito anomala. Il disegno a pettine dei confini del parco, dice Di Stefano, non corrisponde ad alcun documento scientifico ed esclude alcune aree di interesse naturalistico che pure avrebbero avuto tutto il diritto di entrare a far parte del nascituro Parco Nazionale della Costa Teatina. Per queste ragioni, in scia anche a polemiche nate sul blog del Vastese, il deputato azzurro ha deciso di rivolgersi alla magistratura. Credo che sia giusto fugare tutti i dubbi su questa perimetrazione, una perimetrazione che tutti hanno definito a pettine perché ha queste strane estroflessioni e introflessioni sul territorio, ci non sono linee dritte, e qualcuno anche sui blog vastesi ha ipotizzato che ci fosse mani particolari che hanno disegnato in questa maniera originale questa perimetrazione. Ora, non essendoci nessun documento scientifico che giustifichi questa perimetrazione a pettine, ed essendo in dubbio il fatto che i terreni che rimangono all'interno del parco, se edificabili, possono perdere valore, o perdono sicuramente valore perché perdono i requisiti di edificabilità, e viceversa i terreni che ne restano appena fuori ne acquisiscono di valore perché diventano più appetibili, questa variazione di valore economico di questi terreni credo che sia giusto farli valutare dalle autorità competenti. Nominato il nuovo CDA della Saga, la società di gestione aeroportuale, tra le conferme c'è quella del presidente Nicola Mattoscio, mentre tra le novità l'ingresso della quota rosa rappresentata da Antonella Allegrino. Dopo 8 mesi dalla sua costituzione, era la fine di gennaio, annullato e rinominato il CDA della Saga. Rivedute e corrette le posizioni, o meglio le poltrone, le nomine sono state anticipate proprio dal governatore Luciano D'Alfonso. Io avrei proposto anche un amministratore unico, ma non ho trovato disponibilità nelle figure alle quali ho chiesto di continuare questa fatica. Mattoscio riceverà la richiesta di continuare questo lavoro questa mattina, tra poco, il dottor Antonello Ricci, e poi ci sarà un ingresso di una quota rosa che è la dottoressa Antonella Allegrino. Sul versante ricapitalizzazione, annuncia il presidente, si rifarà, ma non come avvenuto nel governo precedente. Sarà meno ingente per le casse regionali. E poi smentisce la notizia del declassamento del sito aeroportuale da parte di ENAC. Noi abbiamo fatto per la prima volta un'operazione verità sui numeri della Saga. C'è stata un'attività di costumatezza contabile e sul bilancio, in maniera tale che qualsiasi impegno contrattuale avesse una capacità di copertura finanziaria. A questo punto sappiamo la esatta consistenza dei numeri di Saga, e questo ci consente di marciare dritti al futuro. Probabilmente faremo una ricapitalizzazione, ma non nei numeri e dei numeri precedenti. L'unica cosa che mi sento di dire è che gli attuali consiglieri stanno facendo uno straordinario lavoro, ed è per questo che a Mattoscio e Ricci abbiamo chiesto di continuare. È arrivato in perfetto orario ieri mattina alla stazione di Pescara Centrale il primo Frecciarossa che collegherà Milano con Bari. Tantissime persone presenti sul binario 2 ad aspettare il treno che accorcia i tempi di percorrenza lungo la dorsale adriatica. È arrivato ieri mattina per la prima volta in stazione a Pescara Centrale il treno ETR 500, il Frecciarossa ad alta velocità T9595. Tantissime le persone presenti sul binario 2 della stazione centrale del capoluogo adriatico per assistere a quello che si spera sia il primo passo per portare l'alta velocità in Abruzzo. Il T9595 partirà da Milano Centrale alle 7.50 e giungerà a Bari Centrale alle 14.20 con fermate intermedie a Bologna, Rimini, Ancona, Pescara e
Foggia. Il ritorno partirà da Bari alle 16.20 e arriverà a Milano Centrale alle 22.50 con le stesse fermate intermedie. Qui noi rientriamo dentro la programmazione delle comunicazioni nazionali. Noi eravamo fuori, eravamo la regione fuori dal collegamento ferroviario, eravamo la regione isolata, oggi non lo siamo più. L'alta velocità comunque sarà al momento solo da Milano a Bologna, ma lungo la dorsale Adriatico fino a Bari il Frecciarossa avrà la priorità di precedenza su tutti i treni in transito e farà solo 4 fermate. Oggi inizia sulla linea Adriatica il servizio Frecciarossa. Da oggi, con l'attivazione dei due servizi commerciali, sarà possibile per l'Abruzzo raggiungere Milano nel tempo di 4 ore e Bologna nel tempo di 2 ore e 50. Il primo passo è stato quindi compiuto, un percorso ad alta velocità sulla direttrice adriatica è stato pensato, ora bisogna lavorare per portare in Abruzzo i binari ad alta velocità. Ed ora parliamo del problema della movida a Pescara sulle proteste dei residenti di via Cesare Battisti, abbiamo ascoltato l'assessore Giacomo Cuzzi. Assessore Cuzzi, movida pescarese nella zona di via Cesare Battisti, residenti protestano ormai da giorni, l'amministrazione comunale e l'assessore in particolare cosa dice? Ma noi abbiamo attivato una serie di interlocuzioni sia con i residenti sia con gli operatori commerciali che insistono in quella zona che da qualche tempo è dedita all'intrattenimento, al divertimento, soprattutto nelle ore serali. Si tratta di trovare una mediazione tra quella che è la legittima esigenza dei residenti al riposo e alla tranquillità e quelle che sono le aspirazioni di imprenditori che comunque hanno investito a quella zona. Noi vogliamo riportare l'ordine e la tranquillità, nel fare questo vogliamo rilanciare il centro della città senza spegnere le luci del divertimento, della movida e dell'intrattenimento, perché la nostra città ha anche una vocazione importante legata a questo e c'è anche un'economia importante legata a questo, però dobbiamo riportare le regole sicuramente in settimana, dopo i controlli fatti venerdì e sabato sulla zona, sicuramente in settimana prenderemo dei provvedimenti che comunque andranno a disciplinare orari, vendita e somministrazione. Esiste o no un problema movida a Pescara? Ma guardi, non è che esiste un problema movida, il problema è un problema molto più complesso, c'è una fascia soprattutto di giovanissimi che escono la sera per sfogare una rabbia sociale e su questo un'amministrazione comunale deve intervenire ma non può intervenire da sola. Per quanto riguarda poi gli incidenti, le risse e altri episodi, sicuramente l'amministrazione comunale può disciplinare gli orari, ma poi ci vuole anche l'ausilio delle forze dell'ordine perché ci sono dei fenomeni particolari su cui noi non possiamo intervenire. Le liste civiche Appello per l'Aquila e L'Aquila che vogliamo propongono un regolamento per far sì che i cittadini residenti nelle New Town in difficoltà con i pagamenti dei canoni e delle bollette possano estinguere il debito eseguendo lavori per il comune. Un baratto amministrativo per venire incontro a quei morosi del progetto Case e dei MAP che non sono nella condizione di pagare. Una distinzione necessaria, secondo le liste civiche Appello per l'Aquila e L'Aquila che vogliamo, per non equiparare tutti i morosi allo stesso modo, così come prevedono alcuni regolamenti, per esempio quello delle case popolari. Di qui la proposta di dare la possibilità ai cittadini che non riescono a pagare tributi, canoni e bollette, di estinguere il debito eseguendo dei lavori per il comune dell'Aquila, come per esempio la pulizia di piazza, strade, il recupero e il riuso di aree e beni immobili, lavori di piccola manutenzione. Questo tramite una delibera consiliare con allegato il regolamento per il baratto amministrativo che definisce tutta la procedura e che introduce il concetto di morosi non colpevoli. Nel regolamento distinguiamo tra morosi, cioè quelli che possono pagare e non pagano e devono pagare. E invece quelli che proprio non possono pagare perché sono stati licenziati nell'ultimo anno, perché nell'ultimo anno non gli è stato rinnovato un contratto a tempo determinato o di lavoro atipico, ecco, allora a questi ultimi diamo la possibilità di ripagare il proprio debito con il lavoro. Il baratto amministrativo offre un vantaggio doppio: da un lato i contribuenti in difficoltà possono assolvere i propri doveri e dall'altro il comune può usufruire di forza lavoro in un periodo in cui le casse scarseggiano di risorse, le assunzioni sono bloccate e i risparmi nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento. Un atto di grande dignità, secondo il consigliere Ettore Di Cesare. Delibera fatta, ora spetterà alla Commissione e poi al Consiglio Comunale dare il via libera.
Ci auspichiamo, ha detto Di Cesare, l'aiuto di tutte le forze politiche. Questa è una proposta di delibera di Consiglio Comunale, quindi ci sarà un passaggio in Commissione, uno in Consiglio, e noi crediamo che anche le altre forze politiche debbano essere d'accordo. Riflettere sul tema della famiglia nel contesto di una giornata di festa, soprattutto per i più piccoli, è stato lo spirito della terza edizione della Festa della Famiglia di Montesilvano. Si è celebrata ieri a Montesilvano la terza edizione della Festa della Famiglia, una iniziativa dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, iscritta nell'ambito della settima edizione del Festival degli Artisti di Strada. Il momento di intrattenimento e svago è stato anche propizio per alcune riflessioni sul presente e sul futuro della famiglia e sulle politiche che il governo ed enti locali possono mettere in campo per agevolare il compito dei genitori, per sostenere le donne che intendono mettere al mondo dei figli e di conseguenza per incrementare il tasso di natalità italiano. Abbiamo esperienze come quella della Francia, che è fortemente intervenuta a favore delle famiglie e ha un tasso di natalità decisamente più alto di quello nostro. In questo momento l'Italia ha un tasso di natalità di 1,39 figli per famiglia, mentre la Francia ha un tasso di natalità di quasi 2, che significa che questi interventi hanno funzionato. Noi, per garantire non solo il nostro futuro, ma soprattutto la sostenibilità del nostro sistema di welfare, dobbiamo far sì assolutamente che il tasso di natalità cresca. Bisogna ripartire dalle piccole cose, riappropriarsi del proprio territorio, dei propri spazi. Noi quest'estate l'abbiamo fatto anche chiudendo al traffico delle arterie importanti della città, proprio per dare la possibilità ai più giovani, ma soprattutto alle famiglie, di vivere la città e viverla in armonia. Oggi è un punto di contatto importante tra le istituzioni e la famiglia, fatto in un luogo protetto qual è quello di un parco. Al Foro Boario di Chieti domani si svolgerà Digitali, una manifestazione dedicata alle imprese grandi e piccole che vogliono puntare alla rete per incrementare il proprio mercato e aprire nuovi scenari digitali. Digital divide come male comune, quello delle piccole e medie aziende che non accedono alla rete globalizzata e perdono così l'occasione di vedere aprirsi nuovi mercati. A Chieti si svolgerà una tappa di Digitali, manifestazione dedicata alle aziende che vogliono potenziare il proprio mercato. Tra gli sponsor che affiancheranno le aziende in questione ci saranno colossi della rete quali Amazon, Google, Seat, Pagine Gialle e Registro. La manifestazione è ideata da CNA. Gli argomenti saranno veramente importanti e calati proprio sulle esigenze delle piccole aziende. Ci saranno a disposizione dei consulenti di grosse aziende, anche quali sono Google, Amazon, Seat Pagine Gialle, Registro.it, insomma c'è uno staff di consulenti veramente introvabili altrove e in altre occasioni, perché sono tutti là e sono disposti e disponibili a dare qualsiasi informazione. Oltre 130 le aziende che parteciperanno alla manifestazione, che potranno dedicarsi ad incontri business e alle case histories di aziende provenienti da Umbria e Veneto, nuove opportunità che nascono dagli incontri e dal reciproco scambio di esperienze e idee. L'evento Digitali Imprese Abruzzo è un evento on the road ripreso dalla CNA nazionale, di cui la CNA Abruzzo si è fatta ovviamente portavoce, ricreando all'interno del Foro Boario di Chieti quella che è l'occasione per un matching tra le aziende del digitale, quelle che possono essere le aziende del territorio abruzzese, artigiane o commerciali, che vogliano comunque abbattere quello che è il digital divide. Digital divide è qualcosa che oggi determina un pochettino il permanere della crisi, e noi della CNA Abruzzo con l'ufficio e l'Unione Comunicazione stiamo cercando di far sì che le aziende possano sempre più avvicinarsi alla digitalizzazione, e questa ne può essere sicuramente un'occasione per comprendere quanto oggi si debba essere vicini a questo argomento. È il momento della pagina sportiva, che apriamo con la schermata del prossimo turno di Serie B. Domani le squadre in campo, in realtà si parte questa sera con l'anticipo che sarà quello del Liberati di Terni tra la Ternana e la capolista a punteggio pieno Livorno. È la quarta giornata, è il primo turno infrasettimanale, peraltro l'andamento della gara tra Ternana e Livorno sarà monitorato da parte nostra nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi, che parlerà
della bella prova del Pescara a Bari, ma chiaramente sarà un lunedì di vigilia in vista della gara dei biancazzurri di domani contro la Salernitana. Le altre partite: Avellino Novara, Brescia Provercelli, Cesena Modena, Como Trapani, Crotone Bari, Latina Ascoli, appunto Pescara Salernitana, Spezia Perugia, Virtus Entella Cagliari e Virtus Lanciano Vicenza. Questa sera l'anticipo alle 20:30, domani sempre alle 20:30, tutte le altre partite della quarta giornata. Pescara Salernitana sarà diretta da Luigi Nasca della sezione di Bari. Il tecnico Oddo dovrà fare a meno ancora una volta degli attaccanti Forte e Sansovini, del difensore Campagnaro che non è ancora pronto. Sarà assente anche l'esterno di difesa Crescenzi, che è uscito malconcio nel corso del primo tempo della gara di Bari. Peraltro sempre oggi è stata chiusa la lista dei 18 senior, dei 18 over. Ebbene, Bruno, il centrocampista Bruno, è stato preferito all'attaccante Vukušić, che dunque resta fuori dalla lista. Ma come detto, è un lunedì di vigilia e come sempre alla vigilia della partita ha parlato il tecnico biancazzurro Massimo Oddo, ascoltiamolo. Sì, superato sotto il profilo della personalità, della capacità di gioco, capacità di produrre azioni pericolose. E ovviamente se non abbiamo vinto, sicuramente in qualcosa bisogna migliorare, questo sempre. Come c'è da dire con grande onestà e obiettività che in alcune circostanze abbiamo anche rischiato grosso. Direi che più per bravura degli altri, per un po' di ingenuità da parte nostra. Quello che richiede la mia mentalità è avere una mentalità vincente, di proporre il proprio gioco, ma di avere anche grande intelligenza calcistica in campo, nel senso capire i momenti della partita. Non è la prima volta che lo dico. E quindi a volte bisogna capire quando bisogna un attimo frenare, recuperare le energie, e quando non è momento di andare a pressare alto, ma recuperare un attimino. E in più dobbiamo migliorare a volte ad accorciare un po' di più la squadra e gli appoggi liberi nel momento in cui noi stiamo attaccando, perché i momenti più pericolosi delle partite sono proprio quando tu attacchi, e magari da dietro i giocatori che rimangono dietro, non dico i difensori, i giocatori che in quel momento non sono interessati all'azione devono avere la capacità di scalare in avanti sugli appoggi liberi per non consentire che un'eventuale palla persa possa partire un contropiede. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutto il tempo. Ma è una buona squadra, è una buonissima squadra che ha all'interno della sua rosa elementi di sicuro valore, vedi Sciaudone, vedi Gabbionetta, e Schiavi, insomma ha dei giocatori importanti. A proposito, c'è anche Donnarumma. C'è anche Donnarumma, e quindi ha dei giocatori importanti ed è una squadra che gioca 4-3-3. Classici movimenti del 4-3-3, una squadra discretamente aggressiva, in generale una buona squadra che può dare fastidio a parecchi. E sul fronte salernitana ci sono le parole che andiamo a prendere dal sito ufficiale del tecnico Torrente, che dice: dobbiamo ripartire da quanto di buono è stato fatto nelle partite precedenti, soprattutto in quella contro l'Avellino. Domani mi aspetto innanzitutto una grande prova di carattere da parte di tutto il gruppo, con spirito di sacrificio nel disputare appunto una gara importante. In queste ore valuterò le condizioni di alcuni ragazzi e domani mattina scioglierò le ultime riserve. In base alle condizioni di qualcuno potrei scegliere di cambiare qualcosa nel sistema di gioco. Abitualmente la Salernitana gioca con il 4-3, ma si parla anche di un cambio dell'assetto tattico passando al 4-2-3-1. E poi sul Pescara di Oddo dice: una squadra che gioca bene e che in casa si esalta, una buona organizzazione, giocatori in mezzo al campo, giovani e di qualità, davanti 3
attaccanti di spessore. Queste le parole dunque del tecnico Torrente, parole affidate al sito ufficiale della Salernitana. E ora ci occupiamo della gara tra Virtus Lanciano e Vicenza, intanto andando a sentire le parole pronunciate dal tecnico vicentino Pasquale Marino proprio al momento della partenza verso l'Abruzzo. C'è un po' di preoccupazione nelle fila vicentine per le condizioni del centrocampista Brighenti, che è stato operato per una lacerazione al pancreas dopo uno scontro di gioco patito nella gara contro il Como, pareggiata sabato scorso per 3-3. Allora ascoltiamo le parole di Marino su Brighenti e su questo imminente impegno. Sì, purtroppo è successa una cosa che nel calcio capita poche volte a seguito di uno scontro fortuito di gioco, e quindi purtroppo è successo. Speriamo che nel più breve tempo possibile ritorni tra di noi, ecco, quindi siamo stati in ansia per giorni, spero che tutto il decorso post-operativo, insomma, vada avanti bene, diciamo, perché è un ragazzo che nello spogliatoio è un riferimento importante, a parte le prestazioni in campo. Hai detto che poco prima dell'operazione ancora parlavate della partita? Sì, siamo stati un po' a parlare, a cercare di un attimino far passare i minuti, e lui sempre analizzava gli episodi di quella partita. Abbiamo parlato dello scontro fortuito, insomma, abbiamo parlato un po' di tutto, molto sereno, e qui dimostra la sua forza, perché purtroppo ha avuto nella sua vita diversi episodi non belli e ha sempre reagito da uomo, e quindi sono convinto anche questa volta che presto lo vedremo tra di noi. Parliamo della partita, tre gare in 8 giorni, la lista degli indisponibili è lunga, lei è un po' preoccupato? Ma è chiaro che fa piacere avere sempre giocatori, tutto l'organico a disposizione, soprattutto quando c'è da alternare, quando c'è da fare 3 partite in avvio di stagione, quando magari tutti i giocatori non sono al top della forma, ecco, perché sono passate poche partite, per cui avere l'organico pieno a disposizione, le scelte potrebbero essere superiori, però ci accontentiamo di quello che abbiamo, soprattutto perché ho diversi ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi, hanno fame, hanno questo nel loro DNA, c'è sempre la voglia di fare meglio, di migliorarsi, quindi andiamo ad affrontare una trasferta difficile. Ed è una vigilia improntata al fair play, quella della Virtus Lanciano, che ha fatto pervenire dei messaggi di auguri per una pronta guarigione nei confronti di Brighenti. Lo ha fatto il capitano rossonero Carlo Mammarella con un messaggio postato sulla pagina YouTube della Virtus Lanciano. Lo ha fatto anche nella conferenza stampa pre-gara il tecnico rossonero Roberto D'Aversa. Vorrei iniziare per fare un in bocca al lupo a Brighenti, perché ci terrei che venisse precisato, perché comunque ci dispiace, e gli faccio un grosso in bocca al lupo a nome mio di tutta la squadra per quello che è passato l'altra notte, e ci auguriamo che ritorni in campo il prima possibile. Quindi ci tenevo a partire con questa cosa, vi sarei grato se gli facesse arrivare questo messaggio, vi ringrazio. Dispiace comunque quando l'assenza di un avversario è per cause così, così importanti, e quindi sicuramente non siamo contenti di questo. Hanno preso Rinaldo, lo conosco perché comunque ci ho giocato insieme, è un ottimo giocatore e va a completare un organico comunque importante come quello del Vicenza. No, è chiaro che la formazione non l'ho ancora definita del tutto entro la mia testa, però comunque bisogna ancora valutare il recupero un po' di tutti i ragazzi, tutte le situazioni, perché comunque abbiamo fatto un'ottima gara dove abbiamo speso comunque tanto, quindi bisogna valutare un po' tutto, sia il recupero, sia comunque l'avversario, c'è da valutare un po' di situazioni, poi vedremo sulla formazione quale può essere. Speriamo la più competitiva possibile. Vicenza è una squadra che gioca bene a calcio, sfrutta le catene sulle fasce sia di destra che di sinistra nella stessa maniera, è una squadra che gli piace giocare a calcio, ripeto, l'allenatore è molto bravo, è molto preparato, è una partita molto difficile, ci sarà il modulo speculare, e quindi vediamo chi alla fine
sbaglierà meno, porterà a casa il risultato. Chiudiamo con un ultimo servizio di sport, ma cambiando disciplina. Parliamo di calcio a 5 perché sabato scorso si è giocata la prima giornata del massimo campionato di A1. Ha vinto il Pescara sul campo della Lazio, ha pareggiato il Montesilvano sul campo della Cogianco. Pareggio interno, pareggio per l'unica squadra abruzzese che giocava tra le mura amiche, ovvero l'Acqua e Sapone, quest'anno molto rinnovata nell'organico. 3-3 subito in rimonta dal Caffè Lollo Napoli il servizio. Inizia con un pareggio per 3-3 contro il Caffè Lollo Napoli, il campionato di una rinnovatissima Acqua e Sapone Calcio a 5 tra le mura amiche del Palaroma di Montesilvano. Un peccato per la squadra di Massimiliano Bellarte, che ha condotto la gara fino a 90 secondi dalla fine, quando il quintetto partenopeo ha completato la rimonta. Nel finale l'Acqua e Sapone ha sfiorato il nuovo e definitivo vantaggio, ma la fortuna non è stata dalla parte dei nerazzurri, che si confermano squadra ancora in rodaggio dopo i tanti cambiamenti. Tra i volti nuovi quello del debuttante in Serie A, Cesaroni, che dopo 5 minuti battezza il suo esordio con un gol mentre suona erroneamente la sirena, facendo temere un annullamento della marcatura. Pareggio fulmineo del Napoli col destro velenoso di Vega dopo 11 secondi. A pochi istanti dal riposo, padrone di casa di nuovo avanti con l'azione finalizzata da Mimì per il 2-1. Nel secondo tempo l'Acqua e Sapone allunga con il 3-1 di Burrito a metà frazione. Poi sale in cattedra l'ex pescarese Jader Fornari, che con una doppietta arpiona la parità. Pregevole la rete del 3-3 con un colpo di tacco che brucia sul tempo Mammarella. A 6 secondi dalla fine, capitan Murillo centra la traversa da oltre metà campo e la sfera si allontana beffardamente dallo specchio della porta. Il commento dell'allenatore Bellarte è di Cesaroni. Abbiamo un roster nuovo e necessitiamo di tempo per raggiungere comunque quei meccanismi, la perfezione di quei meccanismi che la forma di gioco che si vuole esprimere necessita. Quindi tutto dipende da quello, dal modello di gioco che si sta cercando di costruire. Poi è naturale che magari è uno sport episodico e quindi gli episodi hanno determinato il risultato come lo fanno sempre. Non ho potuto neanche tanto esultare, non si capiva se l'arbitro dava il gol o non dava il gol, però penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra. Peccato per il finale, la squadra si vede che ha cambiato molti elementi e quindi dobbiamo un po' conoscerci meglio e allenarci ancora un po' di più per sistemare le ultime cose. Alle 21 vi aspetto a Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi. Il TG6 termina qui e tornerà domani con la prima edizione delle 14. Grazie per l'attenzione, buona serata.